E bentornati ragazzi, oggi vi voglio parlare di un coltello, non in questa sede, un secondo solo. Eccoci qua, quindi dicevamo, Fox Knife. Non siamo nella zona giusta, un secondo. Finalmente siamo arrivati a destinazione. Il coltello che vi sto per presentare oggi è un coltello della Fox Knife. Ed è il Trapper FX 132 MGT. Ma vediamolo da vicino. Come si presenta all'acquisto? Abbiamo una scatola in cartone marchiata appunto Fox Knife. All'interno troviamo il nostro coltello con la sua custodia fatta in cordame, custodia che può essere appunto anche cosciale. Si apre da qui la clip e si può tranquillissimamente indossare sulla coscia. L'ho già provato, è molto comodo, non dà un impedimento di alcun tipo sinceramente. Poi qui troviamo un vano dove io ci ho messo multi-tool, che anche questo qui è molto comodo perché ci possiamo mettere anche il nostro acciarino. Per poter accendere il fuoco, questi qui ovviamente non sono compresi. Molto spazioso, ci si può mettere anche una pietra per affilare il coltello. Veniamo al coltello. Eccolo qua. Cominciamo una breve descrizione. Allora, partiamo dal design. Ci troviamo un manico in micarta. Questo manico è fatto al CNC. Le guancette sono appunto fatte al CNC con una precisione e un'accuratezza che garantisce veramente massimo grip. Successivamente possiamo notare la forma particolare, bilanciamento leggermente avanzato, circa 0,5 cm, permette appunto di imprimere una forza maggiore mentre lo si utilizza ad esempio per fare del chopping. Una bisellatura, tre bisellature differenti per tre utilizzi differenti. Per quanto possa magari risultare un po' più complicato affilarlo, a me piace un sacco perché si può fare veramente lavori diversi. Ad esempio questa bisellatura qui, non so se si riesce a vedere, ha un angolo di gradazione tale che ad esempio usandolo per fare del batuning ci permette di spaccare perfettamente della legna. Adesso parliamo un po' dei materiali. I materiali sono materiali di prima scelta che caratterizzano proprio la Fox Knife. In questo caso troviamo un manico appunto in micarta. La micarta gli dona tantissimo grip, un grip davvero unico anche con le mani bagnate. Mi piace tantissimo anche il fatto che abbiamo fatto queste sorta di dentature laterali che permettono quindi con un bel serraggio di fare un grip maggiore. Altre dentature molto interessanti che ci permettono appunto di avere sempre un grip maggiore, specie nei lavori un po' più di fino, se possiamo. L'acciaio usato è un acciaio inox che quindi non si ossida ed è il N690CO con cobalto e vanadio di altissima qualità, anch'esso trattato sulla superficie con Black Hydrolighter, che in pratica non è nient'altro che un rivestimento a base di PTFE ed è molto resistente alle abrasioni. Io stesso l'ho usato parecchie volte e non risultano evidenti o grosse abrasioni appunto sulla superficie. Possiamo sbizzarrirci con le varie impugnature, ad esempio pure questa dentellatura che hanno fatto qui sopra ci permette una solida presa in questo modo. Possiamo usarlo in modo classico, in modo avanzato per fare del chopping. Possiamo fare dei lavori di fino avanzando appunto superando con l'indice la guardia e devo dire che è veramente ben bilanciato,
comodo. Queste biselature ci permettono, qui ad esempio possiamo fare dei lavori di fino, come dei feather sticks. Questo qua è molto comodo, questa parte avanzata, medio avanzata per il chopping, c'è un bel bilanciamento anteriore. Questa parte invece qui a punta, ad esempio, per la caccia, se vogliamo appunto pulire o sventrare prede, questa presa è davvero comoda, ci permette di poter lavorare in modo dettagliato, è davvero comodo. Adesso voglio fare un test, voglio innanzitutto provarlo nel campo appunto del chopping, buttoning, fare del feather sticks, accendere il fuoco, testarlo poi con i post-it per vedere appunto il filo. Che possiamo vedere è davvero ottimo. Testiamolo. Cominciamo a fare del chopping. Come possiamo vedere, questo ramo è un po' più grosso del mio polso. E proviamo a vedere quanto chopping serve per poter far sì appunto che si spacchi. Siamo. Ecco qui, con pochi colpi siamo riusciti, senza grossi problemi, a rompere questo ramo. Guardate quanto è grosso rispetto al mio braccio, e vi assicuro che ho un grosso braccio. Proviamo con questo coltello a spaccarlo in due. È incredibile, è davvero incredibile. Cioè, taglio netto a metà. Davvero questa peculiarità che c'ha la bisellatura di aprire così tanto lo rende un ottimo coltello anche per lo spacco appunto dei tronchi. Tronchi che, ripeto, guardate la sezione. Ma tutti questi lavori gravosi li avranno fatto perdere il filo? Testiamolo. Praticamente zero. Cioè, è veramente paragonabile a un bisturi. Va giù che è una bellezza. Qui c'è la colla, però dovrebbe dare un po' di fastidio perché rischia di attaccarsi la lama. Vediamo. Ecco qua. Ancora tagliente e funzionale. Nonostante li utilizzi, possiamo vedere che la protezione non è stata per nulla scalfita. Quelle che vediamo sono semplicemente, ecco qui, vengono via delle macchie dovute appunto allo sporco, alla terra, quindi continua ad essere protetto. Non ha perso il filo. Adesso proveremo come se la cava ad accendere il fuoco. Nella pratica ho visto quanto il grip abbia fatto la differenza. Avere un peso leggermente anche bilanciato in avanti, facendo del chopping, molte volte con molti coltelli si rischia di perderli di mano. Mi piace il fatto che il codolo non sia completamente ricurvo, cosa che invece ho letto in altre parti avrebbero preferito. In realtà vi posso garantire che è molto più comodo così, ti permette una presa posizionata più dietro, ti permette appunto, non è di impiccio, fosse piegato sarebbe di impiccio, così invece possiamo veramente renderlo un coltello molto ma molto dinamico. Adesso vediamo come se la cava ad accendere il fuoco, quindi faremo dei feather sticks, vedremo appunto facendo una presa anteriore, vediamo come lavora bene il grip,
e soprattutto vediamo come lavora anche quest'altra bisellatura nel fare lavori più dettagliati. Piccola parentesi, stavo giusto provando a fare dei feather sticks quando, guardate qui, la lama, quella superiore, è uno spettacolo vederla all'opera. I coltelli grandi non possono fare lavoro dei coltelli piccoli. Ecco qui che il nostro FX 132 ha appena smentito questa diceria. Ed è giunta l'ora di accendere il fuoco. Questo coltello si è dimostrato capace di fare più lavori. È riuscito a spaccare legna di dimensioni veramente grandi. È riuscito a fare lavori come feather sticks e creare anche degli stick in legno per poter accendere il fuoco. Per questa occasione ho voluto preparare un'esca fatta in casa, fatta con canapa e della cera. Adesso vediamo come aprirla, come accendere un fuoco con questo coltello e una cerina. Quindi, quella che era una sfera, l'apriamo, quella che era una poltiglia di esca, fatta appunto con canapa e cera di una normale candela, l'apriamo, la sfibriamo tutta. Ci prepariamo quindi per l'accensione. Qui siamo in super sicurezza perché siamo circondati da un ruscello, perciò prepariamo qui la nostra legna. Prendiamo i feather sticks. Eccoli qua. E poi abbiamo a fianco a noi la legna da ardere. Ora prendiamo la ciarina. Apriamo meglio in modo da renderla più fibrosa. Ok. Posizioniamo qui a terra e abbiamo varie scelte per poterlo accendere. Certi consigliano questa parte qui. In effetti, guardate. Ecco qui che prende subito fuoco. La nostra esca è ottima. Comunque così ci sono varie parti con la quale, con le quali possiamo appunto accendere il fuoco. Guardate qui che efficienza. Successivamente possiamo riporre anche su i nostri stecchetti, magari ne mettiamo uno sotto per lasciare il passaggio dell'aria e già sentiamo lo scoppiettio del fuoco. Il resto poi verrà tutto da sé. Aggiungeremo appunto la legna, una volta prenderà fuoco questi stecchetti, ecco qui che scoppietta, quindi già una mezza garanzia. Odore di pino, questo qui è legno di pino, mentre quest'altro qua grande è faggio. Ecco qui il nostro fuoco. Un coltello che garantisce la sopravvivenza. La garantisce. FX 132 Trapper.
Ricordo sempre l'importanza del fuoco in casi di sopravvivenza. Non è soltanto che già è tanto caldo, luce, e poter allontanare alcuni animali, poter indurire la punta di legno di alcune frecce. Possiamo disinfettare l'acqua, cuocere dei cibi, ma soprattutto un grande amico. Ricordo sempre la cosa che viene sottovalutata, l'impatto psicologico. Non dobbiamo pensare alla sopravvivenza come trekking. Trekking è un mondo a parte, ok? Sopravvivenza è un'altra. Nella sopravvivenza, quando ci troviamo in una situazione dove dobbiamo sopravvivere, subentrano tensioni, pensieri, paure, che, dalle quali appunto non dobbiamo farci sovrastare. E il fuoco è veramente uno psicologo, è un grande amico che ci aiuta e ci fa da spalla. È fantastico, troppo bello. Bello sia nel design che nell'utilizzo. Super mega stra soddisfatto come poche volte in vita mia da un coltello, appunto. Ricordiamoci di spegnere sempre il fuoco. E rimaniamo finché l'ultima fiamma non va via. Ma arriviamo alle conclusioni personali. Non mi aspettavo di trovare un coltello che riuscisse a fare veramente la differenza in tanti lavori. Sì, mi aspettavo che riuscisse a spaccare una grossa quantità e anche diametro di legna. La robustezza che ti dà nella presa, la compostezza e la robustezza che ti dà sono veramente dei tratti che caratterizzano questo coltello. La guardia ho visto che riesce a fare il suo lavoro senza interferire nei lavori di fino. Nel chopping, nel buttoning, il bilanciamento leggermente avanzato, circa 0,5 centimetri, si sente specie quando noi andiamo a imprimere energia. Ha una lama, la parte superiore, che è riuscita ad accendere perfettamente con l'acciarino il fuoco. Ha fatto durare il legno col quale battevo su senza lederlo troppo. Queste tre bisellature differenti, questi tre punti differenti del coltello, hanno ognuno il suo compito e devo dire che lo fanno egregiamente al loro compito. La lama resiste davvero tanto, il manico, ripeto, gli dona una robustezza, queste guancette qui fatte con metodo CNC, gli danno un aspetto veramente molto robusto. Completa il tutto appunto questo fodero. Qui dentro è possibile metterci delle pietre per affilare la lama, acciarini, multi-tools, come ce l'avevo io, quella pinza, e cosciale, sia cosciale che da cintura. Si può mettere sia la coscia che appunto in cintura. È resistente anch'essa. Non so veramente se si possa definire un coltello tuttofare. Di sicuro un coltello tattico, ricordiamoci che Fox Knife Military Device, quindi comunque sia sono degli articoli specifici, degli articoli pensati, mirati, con un'ottima qualità dei materiali, un'ottima finitura degli stessi. Questo FX132 devo dire che mi ha rapito davvero il cuore. Ve lo consiglio per chi appunto si vuole imbattere in avventure anche pesanti, molto pesanti, anzi diciamo che è più indicato proprio per le avventure estreme, se possiamo. Ed è stato veramente amore a prima vista. Adesso che l'ho testato in tutto e per tutto, lo è ancora di più. Fox Knife, veramente artigiani della qualità. Questo FX32 nella prova. Vi lascerò il link del sito, il link dove poterlo acquistare, e farò sicuramente altri video con questo. Penso proprio che con questo coltello, con l'aiuto di questo coltello, farò
un campo base. Il prossimo video che vorrò fare appunto sarà un video dove costruirò un campo base e utilizzerò appunto questo coltello. Tanta roba, ragazzi. Faremo altri test su altri coltelli. Se avete curiosità su qualche tipologia di coltello, scrivetelo sotto in commento e cercherò di esaudire i vostri desideri. Rimanete con noi per altre recensioni, altre tecniche e altri video dove vedremo delle nozioni di sopravvivenza. Dove? Sempre qui. Discovery Survivor.